La battaglia di Castiglionfibocchi e la sollevazione di Arezzo del 1502. Questo è il titolo di un libro di grande ricerca storica con cui Ernesto Ferrini ha fatto riemergere un'importante pagina del nostro passato, allo stesso tempo poco conosciuta. Il pubblico di Castiglionfibocchi, comune di cui è anche vice sindaco, lo ha seguito con una grande attenzione durante la serata di presentazione del volume, uno degli eventi di spicco di questi giorni della festa della Madonna del Rosario. Il mio scopo era quello di recuperare un episodio storico avvenuto qui a Castiglionfibocchi nel 1502 e che era stato totalmente dimenticato perché siccome la cultura a quel momento nel 1502 la deteneva Firenze non aveva nessun interesse a far conoscere un episodio in cui militarmente ne era uscita con le ossa rotte. Però è una cosa importante perché qui si è combattuto questa battaglia fra le truppe ribelli aretine comandate da Vitellozzo Vitelli e dal Baglioni, ma soprattutto Vitellozzo Vitelli agli ordini del Cesare Borgia, che dietro c'era lui naturalmente, e il Giacomini che comandava le truppe fiorentine. E qui si nasce una nuova tecnica di combattimento che arriverà fino alla guerra del 15, fino alla guerra di trincea. Addirittura fu utilizzata anche durante la battaglia di Waterloo dal Wellington contro Napoleone. Questo impegno che ha messo nella ricerca per fare la cronaca di un evento minore della storia, qual è stata la battaglia della Ghiandarella, ha tuttavia portato in luce, come dire, un territorio come il nostro che diciamo all'epoca diede un contributo nella sollevazione popolare di Arezzo nei confronti della Repubblica Fiorentina. Noi questa sera abbiamo ascoltato proprio dalla sua voce la cronaca di quegli eventi e quindi io anche a nome della comunità ho voluto appunto sottolineare la gratitudine del nostro popolo a Ernesto Ferrini. D'altra parte, la presentazione di questo libro questa sera è, come dire, un po' l'evento di apertura della nostra festa, che chiude un po' tutte le feste della Vallata e come dire, apre appunto i vari eventi che nei prossimi giorni saranno celebrati nel contesto del nostro paese, dove domenica tra l'altro si terrà proprio una rievocazione storica di questa battaglia con figuranti dell'Associazione Scandagallo.